Buongiorno! Benvenuti in questo video. Allora, oggi vi farò la mia collezione di borse. Premetto che non ne ho tantissime, infatti qui ne ho 5. Le altre non so dove le ho messe. Qui mi sembra che ho solo queste, poi ne ho anche altre a casa. Comunque poi, quando le ho raggruppate tutte, vi farò l'aggiornamento. Comunque, allora, iniziamo. Questa, che è molto capiente dentro, ma infatti dentro c'ho cose però, la comprai da H&M tempo fa. Infatti sul sito di H&M c'è questa qui e c'è anche, mi sembra, bordeaux, bianca, nera e altri colori mi pare. Mi piace un sacco perché comunque questa si porta anche alla spalla. Non mi piacciono tanto quelle che si portano alla spalla. Poi da Stradivarius questa la comprai, sembra con mia mamma, mi pare, credo, non mi ricordo. Questa invece l'ho comprata con mia mamma da Stradivarius però, e c'ha anche la tracolla, la puoi portare o a tracolla o così anche volendo, sempre lunga, o se no semplicemente così. È molto capiente perché comunque c'ha una tasca qua che è molto capiente e un'altra tasca qua che poi vabbè c'ha la cerniera. Mi piaceva e l'ho comprata. Poi io questa bianca di Michael Kors comprai due anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, all'outlet con il mio ragazzo. Anche questa infatti la uso poco, la uso magari nelle occasioni un po' più particolari. Anche qui stessa cosa, c'ha due tasche qua, molto capienti. E in più c'ha una tasca anche qui nel mezzo. Ora se riesco a dirvela. Una tasca anche qui nel mezzo. Poi c'è sempre la tracolla, però questa è un pochino più corta rispetto a quella di prima. Stessa cosa la puoi portare o così a tracolla o semplicemente così. E mi piace un sacco perché qui c'è un po' la catenina dorata e qua le rifiniture anche le la medaglietta dorata, mi piace un sacco. Poi ho questa qui di braccialini, un po' spiegozzata, no, mi sono sporcata tutto. Questa è di braccialini che mi è stata regalata per il compleanno l'anno scorso. Mi piace un sacco il disegno qui con questi, come si chiamano? Quello per portare, insomma, le maniglie lucide, tipo, nei capelli, perché non è pelle comunque. Poi c'ha le rifiniture qui, con la cerniera, anche questa la può portare sempre con la tracolla, ora io non l'ho messa, però sempre così, a tracolla o semplicemente così. Anche questa. Allora ve la faccio vedere. Anche questa è abbastanza molto capiente. Molto capiente pure questa. E per finire c'ho il bauletto, ovviamente tarocco perché della Louis Vuitton, comprato 30 euro dal marocchino sulla spiaggia l'anno scorso in Sardegna. Anche questa molta capienza. E qui c'è una taschina interna dove puoi mettere le cose. Sembra vera, ma in realtà non lo è perché comunque non ho il lucchettino. Però mi piace. Questa è quella che ho attualmente ora. Queste erano le mie borse. Comunque, come vi ho già detto, vi farò l'aggiornamento quando appena trovo le altre. Perché comunque c'ho anche delle pochette, però non so dove sono. Mi sa che alcune sono a casa mia e altre sono qui dal mio ragazzo, però ho un gran casino. Camera e devo fare anche il cambio dell'armadio, che non l'ho ancora fatto. Anche perché qui a Firenze da noi è venuto già il caldo, il giorno si muore di caldo, puoi uscire maglietta, maniche corte praticamente. E niente, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, spolliciate tantissimo, seguitemi sui social, sul mio secondo canale, sempre sotto a questo video. Come vi ho già detto nell'altro, lasciatemi tanti commenti e tante domande se volete sapere qualcosa di me.
così vi farò un ask o un ai mai, mi piace. Io vi mando un grosso bacio. Comunque trovate tutti i link giù nell'info box di tutto, dei miei social, del mio secondo canale. Io vi mando un altro grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!